L'amore è sempre questo il principio di tutte le cose, ma quello che non ho capito è che neanche la fine. Nel cuore le cose non finiscono mai. E il verso di una poesia mi sembra un po' come una canzone. I ricordi del cuore, i ricordi non passano mai, diceva, stanno con noi, perché sono più forti di noi. E io ci credo, soprattutto di notte, quando cerco di dormire e non ci riesco. Ho la percezione netta di quanto siano vere quelle parole. Tornano i ricordi, al confine tra la veglia e il sonno, quando le strade sono silenziose mentre l'alba penetra dalle fessure delle finestre, rischiarando la stanza con una luce fioca che cresce lentamente. Tornano e io rivedo le sagome nella penombra. Nessuno sfugge a nessuno. Sono sempre stato affascinato dai piccoli crocevia della vita, dalle biforcazioni inattese, dalle strade senza segnaletica che non figurano su nessuna mappa. A volte guardo il mio passato e cerco di capire. Ciao Luigi. Grazie a te della lettura. Figurati. Allora, questa è la tua ultima fatica. Sì. Guardatelo, poi lo comprendete. E però abbiamo letto, io ho letto l'inizio di questo libro e in fin dei conti sembra una storia d'amore. E forse lo è anche. Io so che tu hai un concetto particolare sull'amore. Ma guarda, io ti ringrazio di aver scelto, questa è quella che ha letto lui molto bene, sono alcune tra le prime righe del romanzo, no? C'è un prologo, c'è una persona che è l'assassino o l'assassina, e si dovrà leggere il libro per capire chi è, che dal fondo della galera ripensa alla sua vita, ripensa a che cosa l'ha portato a uccidere più di una volta. E ha detto bene lui, questo è un romanzo giallo, è un mystery, un giallo classico, ambientato a Modena e anche fuori di Modena, però è anche una storia d'amore tragico, una storia d'amore disperato, perché l'odio e l'amore hanno la medesima radice. Viene in mente quando si faceva il liceo, c'era Catullo, c'era Odio et Amo, famoso distico di Catullo, e l'odio è amore rovesciato, amore ribaltato, amore cambiato di segno. E si può odiare tanto se si ha amato tanto. E vedremo che questo assassino o assassina, alla fine della storia, ha ucciso proprio perché ha amato tanto e il suo amore è stato tradito, è stato deluso, e quindi l'amore è una radice appunto anche dell'odio e dell'omicidio. Poi c'è una frase molto sì, bella. Sì, esatto, c'è una frase interessante che ho letto prima, penultimo capoverso che è proprio buttata lì: nessuno sfugge a nessuno. Ecco, voi forse non lo sapete, io e anche Mauro sappiamo degli aneddoti su questo titolo. Per cui Luigi, spiegaci da dove derivano, sì. Da dove hai preso innanzitutto queste quattro parole? Dunque, nessuno sfugge a nessuno doveva essere in origine, secondo me, il titolo di questo romanzo. E un titolo che mi piaceva molto, perché nessuno sfugge a nessuno alludeva a tante cose. Può essere l'assassino che uccide, crede di non essere scoperto, poi scopre che non può sfuggire né alla giustizia, neanche al proprio senso di colpa, al proprio rimorso. Nessuno sfugge a nessuno può anche voler dire che tu credi, cerchi di nasconderti, ma dopo che hai commesso un delitto non c'è luogo della terra che possa nasconderti a te stesso, perché il ricordo, il rimorso, la memoria di quello che hai fatto non ti abbandonano. E c'è un romanzo precedente che ho scritto qualche anno fa, in cui Cataldo dice che per essere felici basterebbe poco, basterebbe poter scegliere i propri ricordi. Solo che non è possibile, perché mentre tu ricordi il passato ti vengono in mente insieme ricordi positivi e ricordi negativi. E quindi non potrei mai essere completamente felice. Quindi nessuno sfugge a nessuno, era per me un bel titolo. Poi l'editore ha detto no, lo cambiamo, perché l'ultimo romanzo dell'anno scorso si chiamava Nessun posto per nascondersi. C'era nessuno all'inizio e quindi poteva ingenerare un po' di confusione in un lettore distratto, in libraio che lo deve raccomandare. E ha detto cerchiamo un titolo che sia un pugno nello stomaco che spicchi in vetrina. Sporchi dei diritti, non è quella bella fotografia che è modenese, riconosce subito il luogo, no? È un titolo che colpisce, anche se è un titolo da giallo, nessuno sfugge a nessuno, era più figo, era meno immediato, meno chiaro, però faceva pensare un po' di più. D'altra parte, quando si fa un libro c'è chi lo scrive e c'è chi lo stampa, quindi si viene sempre un pochino a compromesso, un pochino a patti, no? Ok. Hai sentito cosa ci ha detto il professor Casale? Che è molto bravo e molto costoso ed è anche uno di quei soci proprietari della clinica.
abbiamo detto di male, dimmelo in un'altra lingua. Sì, sì, l'ho trovato su internet e poi ho sentito anche altre voci. L'altro si chiama Massimo Morandi. Mi pare che abbia più soldi, ma che sia meno bravo di lui come chirurgo. Quindi è da lui che vanno. Ebbene, signore, sembrerebbe di sì, non solo le signore. Cataldo si ferma a guardarlo. Hai ragione, sai, leggevo sul giornale che l'età dei clienti si è messate enormemente, adesso vado a girare il cazzo. Hanno tra i 16 e i 18 anni, sono benestanti, per lo più bei ragazzi e belle ragazze. Beh, per il compleanno, per la maggiore età o per l'esame di maturità, chiedono un regalo solo, un piccolo o grande ritocco estetico. L'ho letto anch'io, sì. I piedi per sembrare come la Barale, le labbra come Scarlett Johansson, il seno come quello di Jessica Alba o dell'amica con cui fanno palestra o con cui vanno in discoteca. Hanno smesso di credere al corpo come un dato di natura, così iniziano a modificarlo appena possono. Cataldo sogghigna. Sogghigna? Ecco, sogghigna. Soffrono le pene dell'inferno, alzano la soglia di sopportazione del dolore, pure di avere un corpo il più vicino possibile a quello dei loro sogni. E anche se il loro ragazzo cerca di convincerle che stanno bene proprio come madre natura le ha fatte, loro non ci credono perché devono apparire come l'immagine che hanno in testa. Parla per esperienza, commissario, e siccome Cataldo non capisce, sua figlia, mia figlia, ah no, 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 non ha ancora di questi problemi e spero che non ne abbia mai. È una delle prime volte che Cataldo parla di uno dei suoi figli quasi direttamente, più che indirettamente come al solito, perché tutte le altre volte erano nominati come miei figli, che finiva lì. Dico bene. Beh, no, no, non esattamente, diciamo che hai detto che forse una delle prime volte quel forse cautelativo ti ha salvato. Sì, perché un paio di libri non me li sono letti. Perché sì, in effetti nel romanzo, cioè Cataldo parla abbastanza dei suoi figli, nel senso che chi ha letto la serie vede che ovviamente adesso va di moda un personaggio di giallo, un protagonista di giallo che non sia solo una funzione narrativa ma che faccia vedere il lettore anche il suo vissuto, no? Cataldo è venuto a Modena da Catania, ha lasciato alle spalle un fidanzamento interrotto in Sicilia, si è innamorato, si è disamorato, si è sposato, ha avuto una figlia Eleonora, 4 anni dopo è nato il maschio che si chiama Francesco e adesso i figli stanno crescendo così come passa il tempo anche per lui. Nell'ultimo romanzo dell'anno scorso Cataldo non vede più i figli da un po' perché in un certo momento nel romanzo Il paesaggio con figure morte ha risolto brillantemente un giallo, ma è stato ferito gravemente, è stato operato, è andato in licenza di convalescenza obbligatoria, l'ha passata a Sara Mazzoni e in quell'occasione lì, poco prima del suo ricovero, la moglie se n'è andata con un altro, è andata a Reggio Calabria con un avvocato calabrese che lavorava a Modena, si è portata con 6 figli che erano più piccoli. Ora i figli sono cresciuti, l'anno scorso, è un romanzo dell'anno scorso che si chiamava Nessun posto per nascondersi, ambientato nel mondo del calcio modenese, c'è un intero capitolo in cui Cataldo parla con sua figlia tramite Skype, proprio perché la figlia cresce e vuole vederla crescere, la figlia soffre per la sua mancanza, il bambino invece il maschietto più piccolino capisce meno, e quindi dei figli se ne parla, e direi che in futuro i figli torneranno, li seguirò in questo progetto Cataldo, li metterò a tornare a Modena, anche se una rappacificazione con la moglie è molto difficile, molto problematica, ma i figli restano sempre nel cuore, quindi li vedremo un po' di più. Devo dire però che nel brano che hai scelto tu ci sono degli altri motivi di interesse, ecco, c'è il tema della chirurgia estetica, che è un tema molto moderno, molto attuale, oggi viviamo tanti miti, più o meno fasulli, tra questi c'è anche il mito dell'eterna giovinezza, non si vorrebbe mai invecchiare, non si vorrebbe perdere quella bellezza che qualcuno sente di possedere legata all'età, e quindi un tema che mi ha sempre molto attratto. Poi c'è anche un personaggio, un medico, un chirurgo estetico che si chiama, l'hai letto, Massimo Morandi. Sì, esatto. Ecco, Massimo Morandi è anche lo stesso nome e cognome di un nostro amico, che tra l'altro vedo anche presente qua, che è entrato poco dopo per non farsi riconoscere, ma è qui presente. È un caso. E devo dire nella nota al testo, nella nota finale, dico proprio che giocare a fare Dio con le ambientazioni e con i nomi e i cognomi dei personaggi fa parte del piacere di scrivere fiction. Cioè quando uno progetta un romanzo si diverte molto nel momento in cui ti nasce l'idea, quando scegli i posti di Modena in cui ambientare le scene, le strade eccetera e quando cerca di battezzare i personaggi. E in effetti poi se uno leggesse appunto il romanzo vedrebbe che ci sono tanti cognomi di nostri amici, non tutti chiaramente, ma cognomi di amici di cui magari ho cambiato il nome di battesimo, ho lasciato il cognome, quindi c'è per esempio una,
per fare un esempio solo, che magari chi dice il libro vuole, può significare qualcosa, c'è un'amica della seconda morta, perché ci sono varie donne uccise in questo romanzo, che si chiama Stefania Soranna. Stefania Soranna ci dice qualcosa, perché quasi quasi il nome con nome di qualcuno che conosciamo bene. Vabbè, comunque. Cos'è che c'è quell'altro là che scrive quei libri che ti ha messo come commissario di polizia? No, in effetti ci sono, no, ci si diverte a volte anche con i nomi, finché non si offende qualcuno, ma ripeto. Se qualcuno vuole fare il morto in uno dei miei, lo dica volentieri. Io sono qua, vuoi fare il morto? Faccio morire, faccio ammazzare in qualsiasi modo. Ok. Con gesti lenti e rituali, il procuratore si ricarica la pipa di tabacco aromatico. L'accende e si adagia contro lo schienale. Per poco però, perché torna a piegarsi in avanti e fissa Cataldo, esalando minuscoli sbuffi di fumo. Il marito si chiama Lucio Roganti, riprende. Conosco anche lui. È socio di una casa da gioco qui a Modena e giocatore pure lui. Qualcosa nel tono incuriosisce il commissario. Sbaglio o non è simpatico? L'altro si stringe nelle spalle. Il buon Dio ha creato molte specie di animali da accogliere nella sua arca. Non è una vera risposta, pensa. Dice invece, capisco. E il matrimonio? Non so se Michela fosse innamorata di lui. Una donna sa nascondere meglio i suoi sentimenti, ma lui lo era di sicuro. E poi, come a se stesso, era una bella donna. Guardi anche lei. Gli porge due foto. Nella prima, recente, lei sorride all'obiettivo. Capelli castani, piuttosto corti, occhi grandi, lucciole, orecchie piccole. La seconda, invece, è stata presa all'obitorio. Allora, diciamo che, a parte il mio omonimo... Lui si chiama Lucio Roganti, tu sei Roberto Roganti, il cognome è uguale. Il vantaggio che ha lui rispetto a me è che qua sembra che sia riuscito a disfarsi di sua moglie. Cosa che a me non è proprio ancora successo. Comunque... Tutte cose che si dicono, eh? C'è una speranza. Che comunque quello che si deduce è che, come spesso accade, non tutte le cose sono come sembrano, vero? Ma questa è sicuramente una legge non scritta, ma che tutti applicano nei gialli. Chi li legge se l'aspetta, chi li scrive la deve applicare, è che niente è mai come pare. Cioè, è come la famosa frase di Pirandello, no? Non credere a nessuno perché nessuno è come credi che sia. Ogni personaggio deve essere ambiguo, deve avere una doppia, tripla identità. Deve essere poi in fondo diverso da quello che appare, perché il lettore non ama essere imbrogliato, però ama essere spiazzato nel rispetto delle regole del giallo. E in questo caso Lucio Roganti, che lui ha nominato, incuriosito dal fatto che ha lo stesso cognome, è un modenese innamoratissimo della moglie, che si chiama Michela Farnè, che sta è la prima vittima di questo giallo. È una bella donna, morta ammazzata in maniera orribile, sgozzata, a Sestola, e il procuratore, in questo dialogo di cui lui ha stralciato un pezzettino, il procuratore chiede in maniera anche abbastanza strana, abbastanza particolare, in maniera... così personale e riservatissima, gli chiede di indagare. Chissà perché, visto che a Sesto ci sono i carabinieri hanno già avviato l'indagine, hanno trovato il corpo, chissà perché il procuratore ci tiene così tanto, conosceva la donna morta, conosce la famiglia, in questo caso questo Roganti è un bravo gourmet, è socio di una casa da gioco, è innamoratissimo della moglie morta, ha un figlio che si chiama Omar, che è stato espulso da scuola perché è un ragazzo difficile. Insomma, non è proprio lui, non assomiglia a lui, a parte l'amore comune per la moglie, perché lui fa il furbo, ma in realtà è molto innamorato anche lui di sua moglie, che io chiamo la moglie del tenente Colombo, perché non l'ho mai vista, d'altra parte neanche lui ha mai visto la mia. Infatti, quindi esatto. Ci conosciamo bene. La moglie del tenente Bisciardi. Sì, esatto. No, comunque il fatto che i personaggi del giallo siano ambigui appartiene allo statuto del giallo, quindi ci sono tanti colpi di scena e infatti poi spesso nei romanzi gialli, quando tu credi di aver trovato il colpevole, poi ti accorgi, se sei un esperto, che mancano ancora 18 pagine alla fine, quindi qualcosa deve ancora succedere, quindi c'è un ripensamento, c'è una riflessione e c'è il secondo colpo di scena. Ok. Cataldo sta via mezzo minuto, torna con un libro in mano. Il linguaggio segreto dei tarocchi. E glielo porge. Lui ringrazia conducendo il capo, sfoglia in fretta l'indice, consulta alcune pagine, staccando ogni tanto l'occhio dei fogli per scrutare le carte sul tavolo. E alla fine... ci sono, sì, le prime due carte affiancate in alto sono il bagatto e il diavolo.
Il bagatto significa l'inizio di un rapporto sentimentale importante e sincero, ma se si abbina con il diavolo indica sadismo e crudeltà mentale o mutamenti ripetibili nelle abitudini sessuali. Questo per il passato, se ho capito bene. Esatto, commissario. Mentre la coppia mediana rappresenta il presente. Eh sì, qui abbiamo il re di coppe e l'eremita, però capovolto. È importante questa coppia. Perché? Perché il re di coppe potrebbe rappresentare la carta soggetto, cioè quello che ha chiesto il consulto. Corrisponde all'uomo maturo, professionalmente affermato e di elevata posizione sociale. Anche un medico? Anche! Bolucchi sorride malizioso. Ma se questa carta si abbina all'eremita, capovolto significa tradimento subito da parte di una persona infida. E la terza coppia? Quella sul futuro? Sono la forza e la torre. La prima simboleggia passione e tenacia dei sentimenti, ma abbina con la torre, ho sbagliato, ma abbinata con la torre indica sforzi inutili, frustrazione, dispendio delle energie, esaurimento nervoso, aggiunge. E l'ultima è il responso finale, stringe le labbra, è uscita una brutta carta, impiccato, proprio quella, una pausa, un brutto finale per chi dico io, senta qua. Apre il volume che gli ha portato Cataldo, il dito dentro per segnalibro. L'impiccato, situazione esistenziale del consulente difficile, contrassegnata da preoccupazioni, rimorsi, occasioni perdute, dubbi, incertezze, incapacità di decidere da solo, rischi, perdita di contatto con la realtà, dall'illusione all'apatia, all'indifferenza, fino a più gravi forme depressive, a manie di persecuzione e ancora atteggiamenti di aiuto, cattiveria, atteggiamenti di aiuto, indulgenza, vittimismo, prove dolorose vissute male, senza riuscire a trarre un insegnamento, distacco, abbandono, situazione di solitudine. Il problema in questo caso sta nell'incapacità di esaminare obiettivamente la situazione e riconoscere le proprie colpe. Per quanto giunto a un punto morto dell'esistenza, il consultante rifiuta di mettersi in discussione e accettare le proprie responsabilità. Allora, io ho letto tutto questo papiro, che è interessante fondamentalmente, però tu mi devi dire a questo punto... Te la sei studiata sta roba qua? Ma sicuramente, perché è un problema di verosimiglianza specialistica. Cioè, in questo mio romanzo vengono ammazzate in maniera orribile, in maniera molto molto cruenta, a colpi di coltello, tre donne. L'ultima di queste donne è una modenese che fa la cartomante, legge i tarocchi a una clientela della Modena bene, la Modena della ricca borghesia. Naturalmente dal momento in cui io penso, ho pensato di mettere un personaggio che legge i tarocchi, mi sono dovuto documentare sul mondo dei tarocchi che non conoscevo benissimo, che però mi è sempre incuriosito, affascinato, perché ogni carta nei tarocchi rappresenta qualcosa, rappresenta un destino, un orientamento, un determinato tipo di carattere. Naturalmente un grande scrittore di gialli spagnolo, Manuel Vázquez Montalbán, quello di Pepe Carvalho, di cui ho parlato la settimana scorsa, diceva che al di là di tutte le distinzioni che ci possono essere dentro all'universo del giallo, c'è il mystery, c'è il thriller, c'è il noir, c'è la spy story, c'è il legal thriller, eccetera, eccetera, quello che conta di più è che il romanzo giallo deve essere essenzialmente, soprattutto, un romanzo realistico. Cioè, non tutto quello che viene nel giallo deve essere vero, ma deve essere verosimile. Quindi, per un problema di verosimiglianza specialistica, io mi sono documentato, ho letto un libro che, fra l'altro, onestamente ho anche citato, Il linguaggio segreto dei tarocchi, che è di Laura Tuan, che è una specialista, e ho ricavato da questo libro quel tanto che mi è servito per fare un capitolo di questo mio racconto, perché la terza donna, la cartomante, viene trovata uccisa a coltellate nel suo studio, sul tavolo di fronte a lei cadavere c'è un insieme di carte, lei stava facendo un consulto attraverso le carte dei tarocchi e le carte dei tarocchi permettono di capire il destino di chi stava analizzando, non c'è il nome e cognome ovviamente, ma c'è una situazione rappresentata da queste carte. E naturalmente questa è un'indicazione che vale per tutti gli scrittori di gialli, cioè se tu fai una scena ambientata in una stanza che è scena del crimine, devi intenderne un po' di dattiloscopia, cioè la tecnica del rilevamento delle impronte digitali. Se tu metti un morto ammazzato a colpi di pistola, devi intendertene un po' di balistica. Se tu fai una scena all'obitorio, devi sapere qualcosa di medicina legale. Ecco, se tu metti un personaggio che di mestiere legge le carte dei tarocchi, non devi fare delle cavolate, devi citare le carte con un minimo di competenze. Chiaro, poi nessuno è specialista onnicomprensivo. Si prende quel tantino, quel pochino che serve nell'economia di una storia che stai raccontando.
Ok, adesso abbiamo l'ultimo pezzo. Allora, io vi ho letto prima l'inizio del libro e adesso vi leggo la fine. Devo dire senza rivelare l'assassino. Ho tolto la frase che rileva la cosa. Allora, la cosa in cui io paragono Luigi. Luigi lo vedo come Beethoven. Beethoven nelle opere. Vi ricordate, avete presente La forza e il destino di Verdi, le opere di Verdi. Verdi aveva degli inizi stupendi. Però i finali erano tutti ta 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 ta, za za, fine. Cioè, tutti identici, pizza bestiale. Beethoven ha fatto un'opera, due opere, tre, quattro, cosa ha fatto? Tu sei l'esperto. Due. Due opere, Fidelio e... Fidelio. Beh, ne ha fatto un paio. Allora, in ognuna ci sono quattro ouverture, più o meno, inizi e finali tutti completamente diversi, e lui riesce a mettere dentro un libro giallo un bellissimo inizio che sembrava una storia d'amore, un ottimo, degli ottimi finali. L'altra volta era una cosa molto, molto romantica, era la descrizione, mi ricordo, di un glicine, esatto. E anche qui ci sono delle espressioni decisamente poetiche. D'altra parte lui fondamentalmente un poeta, l'ha sempre dimostrato in Facebook, scrive delle poesie eccezionali. Allora, fuori Cataldo guarda i muri del carcere che imprigionano chissà quanti destini, quante storie diverse, ma è la vita questa. Verità stratificate su altre verità, spesso nascoste ma sempre presenti. A volte non le vedi, ma se ascolti i loro indizi potrai sperare almeno di riconoscerle. Purtroppo la morte non è più giusta della vita e c'è un solo proiettile nella vita. Lui ci crede a questa teoria, gliel'ha accennata uno, chissà chi. Poi puoi innamorarti molte volte, non c'è un solo proiettile. Hai ragione, scusa. Puoi innamorarti molte volte, ma c'è un solo proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venir colpito da quell'unico proiettile, beh, la ferita non guarirà più. Nel cuore le cose non finiscono mai e per un attimo Cataldo pensa e capisce che il rimpianto di una donna è capace di succhiarti il cervello, di annullarti la volontà, di toglierti la voglia anche solo di alzarti dal letto la mattina. Entra in macchina, si scrolla di dosso quei pensieri, si scrolla di dosso l'immagine della sua faccia. Che naturalmente la faccia dell'assassino, chiaro, dell'assassino. O dell'assassina, esattamente. Ecco, io qui ho scritto due righe che dico che il libro finisce qui, con la risoluzione, con Tot morte, un colpevole dietro le sbarre, ma con tanta amarezza. Questa storia mi è sembrata più cruda e attuale delle altre, si è svolta in un ambiente che dovrebbe essere asettico e invece di ridare la vita ha donato la morte. In conclusione, parlaci di questo libro adesso. Ma lui hai letto all'inizio le prime pagine, il prologo, la parte del prologo, e poi hai letto la conclusione. Si chiama un pochino questa, in critica letteraria, una chiusura circolare, cioè quando un romanzo finisce, anche una poesia può finire, un racconto può finire, riprendendo i temi, riprendendo le frasi dell'inizio, no? E praticamente c'è la teoria del proiettile, no? Tutti veniamo colpiti da un proiettile con inciso un nome, la teoria di qualcuno, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è nella vita di tutti un solo grande amore e per quell'amore si può a volte anche uccidere. Quando quest'amore viene tradito, quando quest'amore se ne va, e quindi si può odiare tanto se prima si ha amato tanto, no? E quando ho letto la frase nel cuore le cose non finiscono mai, aggiungiamo che nel cuore anche le ferite non finiscono mai. Questa è la frase che lega insieme l'inizio e la fine, no? Cataldo all'inizio ci sono le riflessioni del colpevole uomo donna che sia all'interno di un carcere, che dopo che tutto è finito con la sua sconfitta, è finito con la sua mancata vendetta, riflette su quello che gli è capitato, sulla sua stessa vita. Alla fine c'è Cataldo che torna fuori dal carcere dopo che l'è andato a trovare, dopo che gli ha parlato, perché l'ultimo capitolo è dedicato a questo, si chiariscono le ragioni dei delitti, si chiariscono le motivazioni umane che sono fortissime, perché chi uccide nei romanzi, se il romanzo è bello, deve sempre farlo per motivazioni umanamente molto forti, sbagliate, aberranti, ma forti, ma intense, ma umanamente non condivisibili, ma umanamente comprensibili. Ecco, alla fine Cataldo se ne va con tanta amarezza, ha capito, ha scavato nel cuore di questa persona, questa assassina o assassino, e ha capito che per amore
si può anche arrivare ad uccidere perché c'è un solo grande amore della vita e per questo amore a volte, ecco, dietro questo amore si incanala una vita intera. Ecco, per quello che riguarda invece il tuo giudizio personale, può essere condivisibile oppure no, quando hai detto che ti è sembrata una storia più attuale di altre e più cruda di altre, sicuramente ci sono dei temi attuali, secondo me, perché la chirurgia estetica è un tema molto attuale, il femminicidio è un argomento tristemente, ahimè, molto attuale. Che sia più cruda di altre non lo so, perché per esempio nel romanzo dell'anno scorso, quello ambientato nel Modena Calcio, c'era per esempio il centravanti del Modena, un brasiliano, Valdir, che veniva ucciso in diretta a colpi di martellate sul cranio. Quindi anche quella è una scena molto forte. Però quello che voglio dire è che io non sono né... Sappiamo che adesso c'è un binomio americano che dice che il giallo deve avere dentro sex and gore, cioè sesso e violenza. Io non sono né particolarmente amante né particolarmente contrario alla violenza, così come al sesso nei romanzi. Tutto sta se la violenza, in questo caso parliamo di violenza, è congruente, è essenziale, è fondamentale per la storia. Se, non deve essere gratuita. Ecco, nei romanzi che faccio a volte ce n'è poca, a volte ce n'è molta, ma dipende sempre dal tipo di storia che ti viene, come il disco per un cantante di musica leggera contemporanea. Battiato ha fatto dei dischi che sono quasi opera sinfonica, ha fatto dei dischi che ci sono rock. Quindi dipende da come ti viene, così l'ispirazione, come ti viene la storia. È chiaro che un autore che fa un libro crede sempre in questo libro, e poi se tu chiedi a un autore qual è il suo libro più bello, ti risponderà quasi sempre l'ultimo, perché scrivere è un artigianato, è come per un falegname fare le cassapanche, se ne fai 7, 8, 9, l'ultima, è probabile che ti sia venuta meglio delle precedenti, perché nel frattempo hai imparato sempre meglio a scrivere, perché si impara a scrivere scrivendo e leggendo i libri degli altri. Come un allenatore di calcio che deve andare tutte le settimane in campo d'allenamento con la sua squadra, con i suoi ragazzi, conoscerli, ma deve anche guardare le partite delle altre squadre, degli altri avversari, degli altri maestri per imparare qualcosa, perché non si è mai finito appunto di imparare in nessun campo, ma meno che mai per lo scrivere. Non abbiamo finito. Ah, no, abbiamo finito. Allora, l'avete osservata voi l'immagine che si vede anche di sotto della copertina? Sì, sto pensando. Dov'è? 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 Che è che indovina? Dove c'è? Per andare nel mercato Milani? No. Indovinare. Allora è quella prima. È abbastanza semplice. È quella che fanno con Galucci? No. Direi di no. No. Cavolo. Ruamuro diceva no. No, no. Non è Ruamuro. Dai. No, la cosa è questa qua. Allora, vabbè, tanto non lo sappiamo, ma la cosa strana è questa. Io ho due domande da fare. Innanzitutto, è lo stesso fotografo dell'altra? No, non è lo stesso. Io fra l'altro anche... Sono molto simili con le due fotografie, fatte molto bene, elaborate con il computer molto bene. Poi c'è un'altra cosa che ti volevo chiedere su questa. Faccio il No. Questo è quello dell'anno scorso, questo è quello che sto presentando. Si assomigliano come tipo di elaborazione. Sicuramente la grafica è simile. Però questo era riconoscibilissimo, questo è quello dell'anno scorso, Piazza Grande, Piazza Grande, con l'uomo, la villatina. Non è quello che conosceva. Forse no, capito. No. Ha capito loro, secondo me. Forse voi avete capito cos'è, che via è. Via Farini. Bravo, Via Farini. È suggerito Mauro. Allora, quello che dovrei dire i fotografi. Allora, due domande, poi dopo tu vai a ruota libera. I fotografi che sono stati bravissimi. E poi, allora, questo libro inizia a Sestola. Infatti io pensavo che di trovarvi una bella immagine. Sestola, tipo il castello e queste cose qua. Poi vabbè, si sposta a Modena, poi mi trovo via Farini e sono rimasto un po' perplesso. Per cui adesso mi dici i fotografi e perché proprio via Farini. Guarda, i fotografi sono diversi. Questo l'anno scorso l'ha fatto una fotografa che si chiama Lara Zanarini. Non la conosco personalmente, mi è piaciuta, però sono qua la copertina. Quello di quest'anno, questa qua, è un fotografo che si chiama Paolo Casarini, dal cognome presumo che possa essere di Modena, però non lo so, ha detto che l'editore mi ha detto che acquista le foto da un sito, perché tutte le foto sono coperte da copyright, quindi non si possono saccheggiare.
A me sono piaciuti entrambi perché sono due foto di Modena, Piazza Grande con l'uomo della ghirlandina e Biafarini, però ritratte, ritoccate, un po' ritratte di notte e di sera, con le luci artificiali e in un noir, in un giallo, in un mister, è fondamentale appunto che questo ci sia, devono inquietare, devono dare un'aria un po' così di mistero in un certo senso. Per quello che riguarda invece perché non Sestola in copertina? Beh, intanto per un motivo di economia narrativa. 20% del romanzo, la parte iniziale, è ambientata a Sestola, 80% è ambientata a Modena. Una Modena che stavolta è un po' diversa da altre Modene, nel senso che c'è via Scaglia Est, c'è il direzionale 70, c'è il villaggio Z, c'è via del Sagittario, c'è via Vedriani, il centro storico, c'è via Cattaneo, c'è un po' Modena, mettendo insieme tutti i miei romanzi c'è tutta Modena, no? Stavolta una Modena che non è quella degli ultimi due o tre romanzi. E quindi un 20% Sestola, un 80% Modena, è più Modena che Sestola, è più logico una copertina dedicata a Modena. E poi, piccola nota polemica, una questione di marketing. Perché ai Muntaner piacciono molto le tigelle, il gioco della rusola, il ballo in piazza, il folklore, ma non il libro. E questo devo dirlo. Nel senso che io, in 18 romanzi che ho fatto, a proposito, apro una piccola parentesi, questo qui, quest'anno, è il ventennale della nascita del personaggio di Cataldo. Cataldo è nato narrativamente come personaggio di carta nel 1999 con il primo romanzo della serie, che allora non potevo neanche immaginare che sarebbe stata una serie, perché quando fai un libro non sai neanche se ti verrà, se avrà un po' di successo e verrà pubblicato il secondo. Si chiamava La calda estate del commissario Cataldo, del 99, ambientato a Guiglia, e adesso siamo nel 2019. Ecco, in 18 romanzi, 4 volte ho ambientato in tutto in parte le storie, le indagini di Cataldo in montagna, sul nostro Appennino. Guiglia con la calda estate, Palagano in paesaggio con figure morte, Serra Mazzoni, interamente a Serra Mazzoni in un romanzo Giorni di dubbio, perché lui era là in licenza di convalescenza, e stavolta un 20% Sestola. Beh, io ho presentato i miei romanzi in tutta la provincia, in tantissimi posti, oltre che tantissimi posti della città, dove non mi hanno mai, tra virgolette, cagato, è stato proprio nei 4 posti di montagna che ho detto. Una specie di involontario, piccolo se vogliamo risarcimento, lo possiamo dire, avverrà quest'estate, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio ci sarà per la prima volta un festival, potremmo dire, un festival strutturato su 4 incontri, 4 presentazioni a Guiglia, che fra l'altro è proprio il luogo dove 20 anni fa è nata la prima indagine del commissario Cataldo, e grazie a un amico molto intelligente e molto bravo, che è un bravo scrittore, ma che è anche un bravo organizzatore di eventi, pare, se naturalmente andrà in porto, perché diciamo gatto quando sarà nel sacco, un certo Gabriele Bartoli, pare che io e lui andremo ad animare una di queste 4 serate presentando appunto il nostro ultimo libro, che nel caso mio è quello. Ecco, però devo dire che la montagna, il nostro Appennino, non è molto sensibile alle iniziative culturali basate sui libri, a meno che il nome non sia di grossissimo richiamo, ma vedo che molte volte anche nei montagni va molto il Festival della Fisarmonica, il Bar di Piazza, il Folklore, carica. Cioè ognuno ovviamente, ogni assessorato alla cultura è totalmente libero. Sai, finché tu pensi di mangiare le tigelle, loro non ti prenderanno mai. Il giorno che capirai che le devi chiamare crescentine perché le tigelle fanno male se le metti sotto i denti, forse ti accetteranno. Io le chiamerei con tutti i nomi che vogliono, però da quello che vedo, ma è così anche per esempio nel Trentino, io vado spessissimo, ogni anno vado in vacanza nel Trentino, là ci sono corse campestri, ci sono sagre paesane, fisarmonica, gruppi folcloristici, mai il libro, mai, non si parla mai del libro. Quindi ecco uno dei motivi per cui sarebbe stato un autogol mettere Sestola in copertina, visto che i sestolani, i sestolesi non sarebbero stati comunque interessati da un evento così, anche quando feci un romanzo interamente ambientato a Serra Mazzoni, Giorni di dubbio, andai a contattare di persona l'assessore della cultura, essendo disponibile io a fare una qualsiasi tipo di presentazione, ma non... no. E come quando gli amici del libro fanno qualche iniziativa, la Gazzetta di Modena ne parla sempre e il resto del Carlino ne parla mai. Evidentemente ci sono delle... Nota polemica. Sì, cose di questo apposta. Io sono accontentato, adesso lasciamo la parola al folto pubblico, se volete chiedere, perché non gli chiedete dei soldi, potete chiedere quello che volete. No, però sono contento qua di averlo presentato qui da voi. Tra l'altro nelle librerie di Modena sta arrivando qualcuno, non è ancora arrivata, ma l'ho detto quelli che lo cercavano,
è partito molto forte perché, per esempio, su prenotazione già chiedibile in vari posti, ad esempio ieri era al 70° posto su IBS, stamattina al 29°, è già salito, perché là lo prendono già tramite le prenotazioni, quindi si fanno già gli acquisti. Materialmente il cartaceo nelle librerie di Modena, in qualcuno è arrivato, qualcuno no, quindi praticamente è anche una primizia sul piano dell'oggetto, perché... stamattina la Feltrinelli non c'era ancora. Ti ringraziamo anche per averci privilegiato. Sì, no? Sì. Grazie. Volevo dire solo una cosa, accennare solo un po', mi permetto, no? Sì, due cose su di me. Allora, fra due settimane dovrebbe uscire il mio morto. Lo presenti qua. Lo presenterò qua quando usciremo invece cose. Sì, sì. Sto facendo un buco di presentazioni con lui insieme, abbiamo tutta una serie. Poi, essendo morta al Lido delle Nazioni, io il primo di giugno e la fine di agosto ho due presentazioni là. Proprio là. Per cui me l'ha chiesto perché è ambientato tra l'hotel Quadrifoglio e il bagno Chris, per cui una si fa l'hotel Quadrifoglio e una si fa il bagno Chris, che è molto importante. Quindi se in quei giorni là voi andate a Lido delle Nazioni siete ospiti suo, ospiti suoi, e quindi lui gli offre la cena e intanto però fate l'applauso e comprate la coppia. E poi è uscita, che vado a ritirare, è stato stampato l'ultimo numero di Modena di Intoni Cultura. Vieni poi, li porto io a Massimo. Anche perché non abbiamo ancora deciso dove metterli in vendita. Faremo sicuramente una vendita diretta, ma in uno o due posti di Modena viene piazzato. Qui abbiamo un gruppetto di appassionati, ci sono già. Come Luigi ci darà poi il suo, È una rivista che posso dire anch'io, visto che in passato ci ho anche collaborato, una rivista fatta molto bene, c'è un gruppo di intellettuali modenesi, però molto bravi a divulgare, non intellettuali universitari, specialisti, accademici, che parlano di storia di Modena, storia di alcuni secoli passati, storia contemporanea. Presentano anche i loro libri, Sì, e fra l'altro, se uno è appassionato al giallo, c'è in questo ultimo numero che sta appunto per uscire anche un racconto breve mio col commissario Cataldo. È una cosa molto rara, perché io di solito non faccio molti racconti, mi trovo molto meglio sulla lunga distanza del romanzo piuttosto che in breve sul racconto. Però una curiosità, non è la curiosità. Non lo compro, trovo degli studi su Modena del passato, trovo curiosità sulle strade, sui nostri modenesi illustri che magari uno sente nominare, non sa esattamente chi sono, poi trova anche un giallo con Cataldo, piccolino. Un Cataldo velocista. Sì, un Cataldo velocista, sì. Volevo chiedere una cosa, tu hai accennato che in questo libro hai parlato della chirurgia estetica, ma già in un altro libro tu ne avevi accennato. Sì, sicuramente, è un libro che si chiamava, aspetta... Però presente la copertina che c'era è verissimo, è un giallo... La morte a mille mani. La morte a mille mani, bravo, si chiamava La morte a mille mani, è uscito nel 2010. Mi ricordo che... Sì, ci sono già passati vari anni, però 2010. Come vedi anche allora... La morte a mille mani, c'è questo piovuto estetico che veniva ucciso da un autopirata, ovviamente, in Rua dei Frati. Vicino alla chiesa di San Francesco. Vedo che hai cambiato di nuovo editore? No, è sempre quello, guarda. È sempre quello. Solo che questo volume, il primo che ho fatto con lui, è andato quello l'anno scorso, Il Modena Calcio, è andato molto bene. Tra l'altro sono sei mesi e mezzo, che è il primo in classifica dei thriller sportivi di Amazon. Però diciamo che lì ha pompato molto, ha favorito molto il fatto che il calcio è molto amato, quindi un giallo ambientato nel mondo del calcio ha fatto parlare, quindi quest'altro bene. Lui ci ha preso gusto, ha fatto il secondo con me e ha pensato una vera e propria serie. È vero che qui c'è il marchetto, il caso del commissario Cataldo, che c'è anche qui in Costa. E quindi dovrei continuare con lui, almeno finché le cose vanno bene, a fare i prossimi. Però sì, non è un altro editore. Meglio così, perché ho visto che ogni tanto hai avuto questo. Chi si chiama l'editore? Frigli di Genova. È un autore specializzato in giallo. Io sono col fiorino. Se Frigli mi chiamasse io sarei anche odorato, ma quello schifo che scrivo io è meglio di no. Ma non è vero, guarda. No, comunque il problema dell'editore è importante. Perché le occorre un editore che crede in te e di cui tu abbia stima reciproca. Poi un editore che apre, in questo caso questo ce l'ha, la distribuzione nazionale, cioè che porti i libri un po' in tutta Italia, se no se l'editore locale rimani confinato a una conoscenza vicino a casa, insomma.
E l'editore è importante perché faceva un paragone col calcio, visto che l'ultimo è stato un giallo di calcio. Se due ragazzi hanno entrambi 20 anni e giocano molto bene, tutti e due possono andare a finire in nazionale, però se il primo gioca nella Juve e il secondo gioca nel Cesena, è molto più facile che il primo ci arrivi con tanti tanti anni d'anticipo. Perché è l'editore. Se gioca nella Juve con tanti tanti cucci d'anticipo. Comunque si vede che lui non è giuventino. Comunque, in effetti, l'editore come la squadra è una vetrina. Se tu giochi, disponi di una vetrina importante, sei bravo, ti fai vedere di più. Uno è ugualmente bravo, però viene visto di meno. Anche lui finirà apprezzato, però con qualche anno di ritardo. Di solito è così. Quindi vorrei spezzare la lancia a favore di questo editore, perché mentre venivo qua ho detto alla mia signora, vado a sentire Luigi che presenta il suo ultimo libro. Lo voleva chiamare Nessuno sfugge a nessuno, sì. Ma il suo editore gli ha cambiato il titolo con Sporchi delitti. Sì. E la mia signora, che non ha letto il libro e non sa chi è Cataldo, mi ha risposto: ha ragione l'editore, molto meglio Sporchi delitti. L'altro titolo non andava bene. Quindi vedi i pareri soggettivi. Quindi, evidentemente per una persona che non lo conosce comunque ha colpito di più Sporchi delitti che non l'altro titolo, che dava più una riflessione filosofica. Però ti vorrei chiedere una domanda, visto che non abbiamo ancora letto il libro: che Cataldo troviamo dopo 20 anni in questo libro? Beh, sicuramente se viene confrontato col Cataldo del primo romanzo di 20 anni fa, del 99, è un Cataldo che sicuramente è un po' meno dinamico e meno giovane. È un Cataldo più disilluso, più amaro, è passato attraverso un fidanzamento, un amore, un disamore, un matrimonio, due figli di cui il secondo malato, la moglie che l'ha lasciato. Un Cataldo più solitario, più riflessivo, più esperto e soprattutto è un Cataldo che cerca di tenere a bada i rimpianti, i ricordi, anche i dolori attraverso il lavoro. Cioè è un Cataldo al culmine della maturità professionale. È molto più bravo di prima a indagare, anche se è un uomo solo. Quindi è un uomo, dato che la solitudine è molto brutta, è un uomo che di volta in volta si illude di poter incontrare anche una donna e in realtà in questo romanzo non c'è una donna. È solo a indagare, solo contro il male, solo alla scoperta di un mistero che è l'animo dell'assassino. Però sicuramente è diverso, era più dinamico, più mobile, più forte anche fisicamente nelle prime indagini. Adesso passa di 20 anni. Dai 40 ai 58, insomma, più o meno. Volevo chiedere, c'è ancora quella figura di Lea Ghidini? No, è sparita, è stata la sua infatuazione in un romanzo di qualche anno fa. Sì, infatti, e poi però non poteva funzionare, lei ha chiesto il trasferimento e infatti non si vede più dopo il romanzo e si impara attraverso un dialogo che è andata via. Continua a fare la sovrintendente di polizia, tra l'altro poi lì quando era comparsa c'era anche una sorta di gelosia professionale con l'altro sovrintendente che era De Pasquale e due cani con pollaio di solito non funzionano bene, quindi c'erano delle rivalità sul lavoro, dei contrasti, però è vero, lui aveva preso una cotta per questa, cioè una fortissima simpatia, c'era però anche una certa differenza d'età. Difficilmente il colloquio di differenza d'età, vedi come siamo diversi. Continua a lavorare, no? Perché sembrava che si attirasse. Non va in pensione. È andato in pensione il suo vice, aveva un vice che si chiamava Mulier, andato in pensione. La prossima volta mette quota accesso più dopo differimento. Sì, ci sono stati momenti anche di ripensamento, momenti in cui si è sentito deluso. Ma lì sono anche legati, diciamo, alle condizioni del suo vissuto, no? Una volta il personaggio di un romanzo giallo era soltanto una macchina d'indagine, una funzione narrativa, come si dice in critica letteraria. Se pensiamo per esempio a Maigret, a Poirot, a personaggi eterni, sono eterni perché non cambiano mai, cioè sono personaggi che non hanno... Cioè Maigret ha una moglie che è sempre quella, non ha dei figli, non ha dei traumi familiari, la moglie lo aspetta. E quindi sono bravissimi a indagare, sono specialisti nell'indagine, ma non hanno un'evoluzione come personaggio. Invece Cataldo in 20 anni si è evoluto moltissimo perché è passato adesso il tramo. Abbiamo speranza che prima di andare in pensione riesca... No, la quota 100, non va in pensione, deve fare... Vabbè, la quota 100, però potrebbe anche bruciare il biscottino qualche volta. Ma il fatto che c'è una cosa da dire che dicono che ci sono tante definizioni di intelligenza, no? Una delle definizioni di intelligenza è che l'intelligenza è anche la consapevolezza dei propri limiti.
Io ad esempio ho un collega che è Roberto Roganti, non so se si sia presentato abbastanza da solo, un collega che è molto bravo a mettere nei suoi romanzi delle scene erotiche. Allora io che non sono bravo come lui non ce ne metto tante, perché chiaramente lascio a lui queste cose. Infatti se qualcuno leggerà il tuo ultimo libro che è Morti al Lido delle Nazioni, si apre con una scena molto erotica. Cazzo, l'omicidio. No, io parlo di quell'altra, quella della guilla. Sì, ok. Allora quella scena erotica lì è talmente bella che dico, o uno le cose le sa fare o le sa scrivere. Lui le sa scrivere, le lascio a lui e... Ciancia, che scherzato un po', eh. Non è che sia un fenomeno, ma comunque, bravo. Beh, tanto tutto merito di Sighi alla fine. È un altro dei collaboratori. No, è Mauro Sighicelli che tiene qui un corso di scrittura. Infatti, volevo che se permettete vi lasciamo dire due parole. Dire due parole. Posso dire, comincia il 15, 22 e 29 marzo, sono tre lezioni, si svolgono in questa sala. Dalle 15 alle 16, perché le corsiste hanno chiesto questo orario. Sono già 3-4 iscritti. Siamo già a 4 iscritti, si può ancora la quarta. Possiamo arrivare massimo fino a 6, però, perché dopo di più non riusciamo a produrre quello che otteniamo. Alla fine del corso, io spero, come l'altra volta, di arrivare a poter fare una pubblicazione nella collana Senza Scarpe, che è quella che ospita un po' tutti i prodotti, prodotti della nostra associazione. Ecco. Ti era piaciuto anche l'altra volta, sì, questa tua idea aveva avuto successo. Sì. Abbiamo anche presentato poi lì il prodotto finale con Manuela, Carmen e Silvia, era stata molto simpatica la cosa. Quindi... E tra l'altro quel libro non si trova più, che era Evandro. Sono rimasto. È andato a Luba, praticamente finito. Però hanno finito anticipatamente la carriera, le tre ma riprenderanno. Ritornando invece a praticamente Cataldo alla stessa età di Montalbano, pensandoci bene. Sì, più o meno, sono arrivati 60. Chiaro che la finzione narrativa è un po' diversa dalla realtà, grosso modo sì. Diciamo che... Quanti anni ha Cataldo di servizio ormai? Dunque, Cataldo potrebbe già andare in pensione perché è arrivato qui sui 40 anni, adesso ne ha 58 più o meno. Sì, ci potrebbe arrivare. Ci sono due possibilità, o va in pensione o presenta domanda per diventare vicequestore. Lui invece nei prossimi romanzi diventerà commissario capo, perché un po' di carriera bisogna fargliela fare, però vicequestore no, perché lui proprio ama l'indagine sul campo, sul terreno. Quando un editore pubblica un romanzo, praticamente l'autore ne sta già scrivendo un altro. Perché il ritmo è un romanzo all'anno. Falta sempre l'idea, è quello che mi fa. Fra l'altro cambia Cataldo, in 20 anni è cambiato, però è cambiata molto anche Modena. Questo non me lo chiedono meno, perché però mi importa molto sottolineare il fatto che Modena non è un fondale di teatro nelle varie indagini, ma è come un personaggio aggiunto. Se uno naturalmente ne legge più di uno, ne legge in fila, vede che Modena è cambiata come anche i modenesi. Per esempio, nelle prime indagini c'era sempre qualcuno che testimoniava, che rivelava qualcosa. Adesso invece la gente ha paura, si chiude in casa, ci sono pochi soldi, meno gente va a teatro, al ristorante, ci sono meno testimoni di quello che c'è paura della microcriminalità, certi quartieri come la Sacca, la Madonnina sono molto imbarbariti, mentre altri sono rimasti belli. E quindi diciamo che è cambiato il contesto, è cambiato lui, sono cambiate molte cose. È più difficile fare un personaggio così perché devi tenere conto dei cambiamenti, è più facile, ma questo lo fanno quelli di grande successo, se non avesse fatto un personaggio di grandissimo successo, chiaramente trovata la formula non lo cambia più, cioè Maigret, Poirot, è sempre Poirot, però ci si diverte anche perché lo paragoni anche un po' a te stesso, nel senso che anche noi li mettiamo vecchi, cioè anche noi non siamo mai uguali a quello che eravamo, non dico un mese fa, due mesi fa, ma addirittura sì, e quindi tutto sommato se un personaggio attribuisce anche un po' di te, non tutto te, ma un pochino, ma lo tieni sotto controllo. Quindi non ti riesce poi così difficile farlo invecchiare realisticamente. Hai previsto di farlo invecchiare e andare in pensione o di farlo finire morto ammazzato? Ah, questo non c'ho ancora pensato, questo chiaramente... Lascia. È difficile che muoia un personaggio che il pubblico ama. Non è mica vero.
muore e risuscita. È come, è successo 2000 anni fa. È come se dicessimo Allegri è l'allenatore della Juventus, smetterà prima o poi di allenare la Juventus. Secondo alcuni aveva già smettere 3 anni fa, eppure ha continuato a vincere. E 6, e 7, e 8. Se dicessi anche questo scudetto, poi c'è il prossimo, poi ci riproviamo. Cioè, non lo so, finché una cosa piace. Cioè, il segreto è divertirsi. Se tu ti diverti mentre scrivi, può darsi anche che il lettore si diverta a leggerti. Se tu senti la stanchezza, la fatica, la noia, allora è il momento di, perché non puoi comunicare gioia o serenità o divertimento a chi ti legge. Quindi quello è un po' il segreto, finché hai la storia. Un consiglio per Cataldo. Visto che tu hai detto questa difficoltà della gente di uscire di casa, di parlare o meno, nella prossima volta, se hai queste difficoltà, chiami 5x16, 2 settimane e risolvi il problema. Sì. Va bene. Potresti fare così. Potrebbe essere un'idea, solo che ruberei delle idee a te. Non va bene, mica problema, tanto però c'è. Tu riesci a stare, cioè, in un anno e ce la fai, cioè hai dei buoni tempi, buoni ritmi tu come sì, scrittore. Perché poi non è facile, le storie ti possono provenire da tante cose diverse. Cioè la cronaca ti può dare uno spunto, un libro che leggi ti può dare uno spunto, un vecchio film ti dà un'idea. Anche una conversazione, una storia familiare. Lo scrittore di giallo deve essere molto molto curioso, deve essere molto curioso e deve essere disponibile ad ascoltare e a prendere spunti da ogni angolo, perché all'improvviso qualsiasi cosa può essere interessante. Tutto qua. Bene. Qualche altra domanda? Nei tempi ci sono stati. Sì, volate anche un'oretta come l'ha previsto, per me è stata piacevole, poi chiaro se qualcuno vuole approfittare del libro, se lo vuole leggere stasera domani non c'è ancora il libro, sono qua. Noi ringraziamo Luigi e Roberto.